Buongiorno ragazzi, ho poca voce, quindi sarà un video molto breve. Vi ricordo di continuare a fare un clic su iscriviti e di iscriversi al canale attivando la campanellina. È tutto gratis. Ma Giuseppe, perché non rispondi? Ma a chi devo rispondere, ragazzi? A chi diceva che Arnautovic doveva giocare il titolare al posto di Thuram? A chi diceva che Thuram era come Belfodil? Ma a chi devo rispondere? A chi dovrebbe portare la spesa alle signore invece di guardare le partite dell'Inter, visto non hanno nulla da fare, dovrebbero fare qualcosa per il sociale. Questi di calcio non sanno nulla. E poi una cosa che mi fa schifo: io ho visto offendere Thuram dopo due o tre partite. Questo è un sassolino che io mi devo togliere. L'ho visto offendere, ma non da uno solo, da diversi. Non è buono, non fa gol. Ci serve una punta. Io dissi: diamogli 10 partite di tempo a questo ragazzo. E sono felicissimo, sono felice perché ci sono i video che lo testimoniano. All'ottava partita tutti zitti, tutti zitti. Doveva giocare Arnautovic secondo qualcuno. Ma poi ieri le scritte cinesi dietro la maglia, ma non c'era stato il passaggio di quote. Questo ti fa capire quanti pagliacci, mentecatti e frustrati sono su YouTube. Perché purtroppo ci sono i pagliacci, mentecatti e frustrati su YouTube che, nonostante non capiscano un cazzo di calcio, infangano solo il nome dell'Inter. Capito qual è il discorso? Ma non c'era stato il passaggio alle quote, ma ci siamo già scordati. Non era tutto fatto. Dove sono? Dove sono? Ma secondo te? Con una squadra, no? Con un presidente che non si vede da 8 mesi, con una squadra che sta per vincere la seconda stella, ma anche senza sapere nulla, alloggia. Secondo te quello vende ora? Ancora il cazzo, arriva in fondo alla stagione a ridosso del prestito, no? Ci voleva un genio per capirlo, ma quale passaggio di vuote? Questi non sanno fare nemmeno una O, con il bicchiere parlano di passaggi di vuote, di azioni, non sanno nulla, questi ignoranti. Questi poveri ignoranti che sparano solo cazzate. Questa cosa la dovevo dire perché è uno schifo. Sempre per quelli che offendevano Thuram, che dice perché ora andiamo, vai, se siete uomini lo dovete ammettere. Avete detto che secondo voi doveva giocare Arnautovic al posto di Thuram e avete detto che Thuram era peggio di Belfodil. Se avete un minimo di palline lo dovete dire. Voi di calcio non ci capite nulla, zero. È inutile aprire un canale YouTube e farsi fare le live o i video da quelli che capiscono di calcio. Apri un canale di mutande, di balletti. È inutile che apri un canale YouTube quando di calcio non ci capisci un cazzo. Parlo in generale, perché almeno le basi bisogna averle. Io non sono di sicuro un esperto, ma le basi del calcio ce l'ho. Perché quando Thuram veniva offeso, perché mi sono voluto togliere questo sassolino? Perché quando Thuram veniva offeso, io ci stavo male, ma perché? Perché era un giocatore seguivo da 2 o 3 anni. Per quello anche con esperti con il patentino di UEFA B, attenzione, a parte quei frustrati, ma agli esperti con il patentino di UEFA B, che poi il patentino UEFA B ce l'ha anche mio fratello, cioè lo stavo prendendo anch'io. Che cos'è questo patentino di UEFA B? Puoi allenare in Serie A? Cosa puoi fare? No, puoi allenare in Serie A. Dicevano che Correa era meglio di Thuram. Allora, il paragone Thuram-Correa non si può nemmeno fare, però ad oggi possiamo fare il paragone Thuram-Lukaku. Thuram stravince i duelli sia per quello che ha fatto Correa, per quello che ha fatto Lukaku all'Inter, perché quando si alza il livello, Thuram c'è. Punto. Quando si alza il livello, Thuram, Marcus Thuram c'è sempre. Lukaku, quando si alzava il livello, scompariva. Per quello quest'estate io ho preso insulti, ho preso fischi da tanti di voi che mi dicevano: Giuse, da te non ce l'aspettavamo, ma come fai a dire che Lukaku è scarso? Io ti stavo dicendo che è scarso. Io ti stavo dicendo un attaccante che non stoppa la palla, che mi stoppa la palla a 1 metro, nel gioco di Inzaghi non ci fa nulla. Io quello ti stavo dicendo. Per assurdo è più utile Arnautovic di Lukaku in questo gioco dove l'Inter gioca a calcio. Ed io ad oggi posso dire 11 febbraio 2024. Raramente mi sono divertito così a vedere l'Inter giocare a calcio. Mi divertivo così ai tempi di Mancini. Perché il calcio è intrattenimento, il calcio è spettacolo. E io quando accendo la TV mi voglio divertire a guardare la partita.
perché sono un amante di questo gioco, che ho anche praticato, non per tantissimo, ma l'ho praticato a degli ottimi livelli per un po' di anni. Hanno provato anche ad annullarci il gol ieri, senza fare piangina con gli arbitri, ma De Rossi è un signore, ha detto quello, te l'ha detto De Rossi, e non è che faceva i tornei di pesca. De Rossi è un campione del mondo, De Rossi ti ha detto, guarda, quello non è mai fuori gioco, capito? E quindi l'Inter il primo tempo a livello tattico era squilibrata, secondo me anche perché mancava Inzaghi stesso in panchina, attenzione, senza nulla togliere al secondo di Inzaghi, di cui chiedo scusa, non ricordo il nome, Farris, come si chiama? Ma conta tanto avere l'allenatore in panchina, ragazzi, a livello psicologico, per i giocatori, conta tanto avere l'allenatore in panchina. Conta tantissimo. E Thuram, io volevo ricordare sempre che al signor Thuram sono stati annullati due gol, uno in Champions League contro gli spagnoli, dove lui entrò e schiacciò tutti da solo, entrò Thuram, se vi ricordate in Champions, loro si schiacciarono tutti dietro e poi dopo lì abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma gli fu annullato un gol regolare in Champions e al signor Thuram sempre gli è stato annullato un gol regolare contro l'Empoli, perché a Empoli, a Thuram gli viene annullato un gol regolare, quindi gli mancano anche due gol. Vogliamo metterci già lì con l'alcolatrice a dire cosa ha fatto Thuram l'11 di febbraio 2024? Tra gol e assist ci vogliamo mettere lì a contare? Ma di cosa state ragionando? Questo è un fuoriclasse, punto. Bisogna trovare un modo per togliere la clausola. Lo so che togliere la clausola non è semplice, io a volte lo dico anche scherzando, ma bisogna trovare un modo, perché se lui continua così, perché tanto lui farà altri gol e poi ti dico una cosa. Occhio, perché allora guarda, c'ho altri 2 minuti, poi mi sta abbandonando la voce. Io ti voglio dimostrare quanto sono corretto. Ho tantissimi difetti che superano sicuramente i pregi, ho molti più difetti e pregi, ma sono una persona onesta. Io ti dico che contro la Juve, il recupero di Bremer, te lo ricordi il recupero di Bremer? Contro la Juve, secondo me, lì Thuram sbaglia movimento. Lì Thuram gli doveva stare dietro. Non doveva andare sul secondo, ma doveva fintare di andare sul secondo e andare sul primo, perché lì Thuram se va sul primo fa gol. Secondo me lì ha sbagliato il movimento, ma nelle ultime... Ma ieri Thuram fa due movimenti alla Icardi. Attenzione, ieri Thuram fa due movimenti da numero 9, con il 9 maiuscolo, nei due gol, perché a lui da solo ti ribalta la partita all'inizio. Perché l'Inter in primo tempo era troppo bassa, faceva addirittura un possesso palla esplorativo, per dire, vediamo cosa c'è da quell'altra parte. La Roma con quell'aggressione a tutto campo, io l'ho detto ai ragazzi, la chat non possa durare anche il secondo tempo. Poi dopo l'Inter alza il baricentro e ragazzi, anche un Mkhitaryan a 35 anni è un fenomeno quello. Quello è un fenomeno. A 35 anni, ragazzi, quello potrebbe giocare tranquillamente Real Madrid, Barcellona, Manchester City. Mkhitaryan è un top assoluto perché non pensavo anche di lui. Di Thuram lo sapevo, ma di Mkhitaryan no. E devo fare anche un appunto sull'allenatore, prima che mi abbandoni la voce. Gli allenatori dovrebbero avere delle evoluzioni tattiche, soprattutto quando acquisiscono esperienza. Gli allenatori devono avere per forza delle evoluzioni tattiche, altrimenti ti riduci come Conte e come Mourinho, che fa il calcio anni 70, perché Conte va al Tottenham, fa dei disastri, spende 300 milioni e lo mandano via. Mourinho uguale. A livello tattico sono degli allenatori, scusate, sono degli allenatori obsoleti. Inzaghi a livello tattico è migliorato, ha fatto degli accorgimenti. Non è più solo 3-5-2, tutti e tre dietro, no, ci sono state delle evoluzioni tattiche e tanti di voi lo sanno meglio di me, si vede in campo che a livello tattico Inzaghi ha cambiato qualche cosa, quindi anche l'allenatore è migliorato. Nel secondo tempo la Roma è stata sbranata, cioè l'Inter è rientrata in campo tranquilla, cioè con un atteggiamento proprio capito, da una squadra forte, sa quello che crede nei propri mezzi e con il gruppo, capito, con lo stesso aiuto dell'allenatore magari, con la motivazione di tanti giocatori che sono in squadra, perché anche Pavard il primo tempo sbaglia sul gol, però il secondo tempo entra con un altro piglio, quindi ragazzi, cioè... Alla fine sospendiamola questa Serie A per manifesta superiorità, perché cosa dobbiamo dimostrare ancora nel campionato italiano? Motivo per cui io sono non vedo l'ora di giocare contro l'Atletico Madrid, perché quella sarà una vera prova di forza per noi. Ciao Inter.